Buongiorno signor Villani, sono dottor Di Matteo della Procura di Palermo. Buongiorno dottore. Io vorrei che lei intanto riferisse alla Corte se in questo periodo si trova detenuto in esecuzione di pena e eventualmente nell'affermativa quale pena deve scontare. Io mi trovo detenuto e devo scontare una pena a 30 anni passata in giudicata definitiva di reclusione. Senta, per i fatti che sono accaduti, prego. Per i fatti che sono accaduti tra il 1993 giù a Reggio Calabria e il 1994, stiamo parlando degli agguati ai carabinieri. Sì, lei in particolare le volevo chiedere se in relazione a queste vicende sulle quali poi svolgeremo gran parte dell'esame è stato condannato, lo ha già detto, ma a quale pena e da quali autorità giudiziarie? Quale corte o tribunale irrogò la sentenza in primo grado e quale corte o tribunale irrogò la condanna in secondo grado? Il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria mi condannò a una pena complessiva in primo grado di 78 anni, cumulati a 30 perché per i minori non c'è previsto l'ergastolo. Mi vengono confermati 30 anni dalla Corte d'Appello per i minori di Reggio Calabria, mi viene confermato 30 anni. Poi successivamente la Cassazione conferma le sentenze sia di primo grado che d'appello fatte dal Reggio Calabria, dal Tribunale di Reggio Calabria. Senta, soltanto per avere chiarezza, poi lo produrremo anche al fascicolo per il dibattimento, dal suo certificato del casellario si legge 28-9-2009, sentenza della sezione di Corte d'Appello per i minorenni in Reggio Calabria, irrevocabile 10-12-2010. E si legge, primo reato, omicidio tentato in concorso, commesso il 2-12-93 in Reggio Calabria. Poi, secondo reato, omicidio in concorso, commesso il 18 gennaio 94 in Palmiscilla in Reggio Calabria. E poi si legge, terzo omicidio tentato in concorso commesso il 1 febbraio 1994 in Reggio Calabria. Per avere contezza fin da ora, si tratta di quelli che lei ha già definito, a cui ha fatto cenno, degli agguati ai carabinieri? Sì. Le volevo chiedere anche se lei ricorda se è stato anche definitivamente condannato per il reato di associazione mafiosa e se, nel caso affermativo, è stato condannato, se lo ricorda, anche con l'attribuzione del secondo comma, quindi di un ruolo poi in qualche modo direttivo nell'ambito dell'organizzazione mafiosa. Io sono stato condannato per associazione mafiosa, associazione dranghetista, diciamo precisamente, sì. Da metà degli anni 90 fino al 2010, al giorno della mia collaborazione. Sono stato condannato come appartenente con un ruolo verticistico della cosca Lo Giudice, che era la mia cosca e la mia famiglia di appartenenza. Va bene, anche questo risulta al certificato del casellario, ma volevo cominciare a fare queste domande introduttive per capire lei per che motivo si trova attualmente detenuto. Senta, vorrei che indicasse, per favore, se è in grado con la massima precisione possibile, i periodi in cui lei è stato detenuto nel corso della sua vita e quindi così ricaveremo i periodi in cui lei è stato invece libero. Io sono stato detenuto agli arresti domiciliari la prima volta da giugno 93 a dicembre 93, poi sono stato detenuto da 20 aprile 94 fino al 20 aprile 96 e poi sono detenuto ininterrottamente dal 2010. Ho capito. Senta, andiamo un po' a quella che è la sua storia. Le volevo chiedere innanzitutto se nella cerchia dei suoi familiari di sangue c'erano dei soggetti appartenenti a famiglie di 'ndrangheta. Allora, io sono diciamo un familiare, mia madre è Lo Giudice Caterina. Praticamente stiamo parlando della cosca Lo Giudice operante nel rione di Santa Caterina di Reggio Calabria da prima che nascessi io. Sono nato e sono stato cresciuto in una mentalità, in un ambiente malavitoso di 'ndrangheta,
La mia famiglia era a tutti gli effetti è una, era ed è una cosca di 'Ndrangheta dove veniva riconosciuta e valutata come tale da tutte le altre cosche e da tutte le altre consorterie operanti nella città di Reggio Calabria, ma anche al di fuori della Calabria e in tutte le altre zone anche all'estero. Senta, sua madre come si chiama? Lo giudice Caterina. Caterina, è in rapporto di parentela con lo giudice Antonino? La cugina di lo giudice Antonino, nonché anche lei ha fatto 13 anni di carcere. Per quali reati? Traffico internazionale di stupefacenti. E in che periodo, signor Villani? Dal 1990, non ricordo esattamente se 98-99, fino al 2012-2013. Ma i fatti che le venivano addebitati erano stati commessi quando? I fatti che gli sono stati addebitati sono stati commessi a metà degli anni 90, 96-97, se non 98, se non ricordo male, fino a quando l'hanno arrestata. Ma non è che hanno arrestato solo mia madre, hanno arrestato altre persone, hanno fatto un'operazione congiunta tra Palermo, Reggio Calabria, Torino e l'Albania. Anche suo padre ha vissuto delle vicende giudiziarie, è stato coinvolto in procedimenti e comunque sì, ha avuto rapporti con esponenti mafiosi, a sua volta è stato esponente di famiglie 'ndranghetiste. Mio padre purtroppo devo dire che ha pagato lo sconto di essere, diciamo, il marito di lo giudice Caterina, di mia madre, ed è stato anche arrestato per un arsenale di armi ritrovato vicino a casa nostra, ha fatto 2 anni di carcere innocentemente e poi è stato risarcito anche dallo Stato. Mio padre è stato sempre estraneo, nonché è stato sempre contro, diciamo, non solo alla 'Ndrangheta al di fuori della famiglia, ma sto parlando che partiva già all'interno della famiglia ad essere contro. Io e mio padre non ci parlavamo, eravamo nemici. Per me mio padre era un debole, era una persona che non era capace. Io ero quello giusto e lui era quello sbagliato, perché non appoggiava mia madre, non appoggiava i miei zii, non appoggiava i miei cugini, non appoggiava la famiglia, no? La famiglia di 'Ndrangheta. Senta, andiamo proprio al periodo che più ci interessa, quindi fine 93, primi 94. Lei, signor Villani, quanti anni aveva? Io ero minorenne, non avevo neanche 17 anni. Prima di diciamo, essere coinvolto e partecipe negli episodi dei quali parleremo, degli agguati ai carabinieri, lei comunque, a parte, ha già detto di essere cresciuto proprio in un ambiente, una famiglia anche di sangue di 'Ndrangheta, aveva già commesso dei reati? Ed eventualmente che tipo di reati e per conto di chi? Da minorenne? Ma avevo iniziato a commettere dei reati per conto, diciamo, della famiglia, reati del tipo danneggiamenti, sparatorie, già avevo diciamo una certa confidenza con le armi. La prima macchina l'ho bruciata a 13-14 anni, dottore. Quindi aveva anche partecipato a omicidi o tentativi di omicidi? Quando lei si riferisce a sparatorie, può essere un po' più preciso? Anche nel senso che io sulle condanne riporto anche un duplice tentato omicidio avvenuto nella zona di San Gregorio di Reggio Calabria, non appartenente alle forze dell'ordine. Erano 2 persone che per motivi di infamità, di tradimento, sono stati puniti con colpi di fucile e di pistole. Feriti gravemente tutti e 2, poi grazie a Dio sono, diciamo, non sono morti. Per caso ricorda i nomi di queste persone? Purtroppo sì, Pietro Neri e Stillitano, di nome non lo ricordo quel ragazzo, di cognome Stillitano. E quando avvenne questo duplice tentato omicidio? Il duplice tentato omicidio, se non ricordo male, avvenne ad agosto del 93. Io ero agli arresti domiciliari, solo che quando ero agli arresti domiciliari mi travestivo, mi camuffavo, uscivo anche agli arresti domiciliari, certe volte con qualche parrucca, diciamo, per non farmi riconoscere. Senta, prima di passare agli episodi specifici, sì, io vorrei che lei ci facesse capire, in quel periodo, quindi novembre-dicembre 93 per iniziare, qual era la situazione all'interno della famiglia Lo Giudice, in particolare chi erano i capi, se erano liberi o detenuti, in quel periodo, proprio poco prima del primo agguato. Allora,
diciamo che i capi della famiglia, lo giudice, in quel periodo erano detenuti perché sono state arrestate nel 91 per una serie di reati, sempre diciamo collegati alle attività criminali della famiglia, della Cosca. E chi erano? Chi erano questi capi detenuti in quel momento? Capi detenuti all'epoca era Antonino Lo Giudice, il regime anche di 41, perché Antonino Lo Giudice, ricordo sempre che era da lì a poco era stato trasferito anche al carcere della Sinara quando è stato aperto. Stiamo parlando di un personaggio, diciamo, che all'epoca, che è mio cugino, ricopriva un ruolo verticistico, diciamo, di assoluto comando della famiglia, rappresentava a tutti gli effetti la Cosca Lo Giudice nei confronti delle altre cosche. Poi c'era suo cognato Bruno Stilo, che era in carcere, faceva parte sempre del vertice della famiglia, i fratelli Vincenzo, Domenico e Giovanni Lo Giudice. All'epoca erano tutti in carcere, quindi fuori erano rimasti diciamo dei giovani della Cosca Lo Giudice, sempre giovani di cui facevo parte anch'io, che da un certo punto di vista eravamo gestiti a livello di comando da un certo lato da Giovanni Chilà, che era un appartenente, un killer spietato della Cosca Lo Giudice, che ha commesso decine e decine di omicidi durante la guerra di 'Ndrangheta per conto della Cosca Lo Giudice. E dall'altro lato c'era un rappresentante delle cosche Arani di Condello, che praticamente era un supervisore, un uomo di fiducia per il Lo Giudice. Giustamente, non essendoci un capo vero e proprio fuori dello giudice, le altre cosche si sono adoperate per far sì che questa famiglia, questa cosca, era supportata da personaggi di primo piano per continuare a fare le proprie attività criminali sul territorio. E chi era questo supervisore? Consolato Arconte, esponente di spicco della Cosca di Santa Raniti. Senta, ma in quel periodo la situazione criminale della città di Reggio Calabria, quindi dell''Ndrangheta Reggio Calabria, qual era? Qual era, diciamo, il peso del clan Lo Giudice ed eventualmente quali erano le altre famiglie o gli altri clan che dominavano il territorio da un punto di vista criminale? Ci può spiegare qual era la situazione in quel momento, se c'era una situazione di pacifica convivenza o altra situazione tra le varie famiglie mafiose 'ndranghetiste su Reggio e sulla provincia di Reggio? E allora praticamente nel 91, come lei sa, dottore, a Reggio Calabria c'è stata una pacificazione derivante dalla guerra di 'Ndrangheta della città, una guerra terribile che ha fatto quasi 1000 morti, durata dall'85 al 91. Al 91 si è arrivati a una pacificazione, ora lo dico superficialmente e poi approfondirò dopo, dove c'è stata questa pacificazione anche la mediazione di Salvatore Rina. Sì. Nel 93, essendo che la Cosca Lo Giudice all'inizio era amica, legata ai De Stefano Tecano, durante la guerra c'è stato un cambiamento dopo l'omicidio di mio cugino Salvatore Lo Giudice. C'è stato un cambiamento dove la mia famiglia, i miei familiari hanno capito che ad uccidere Salvatore Lo Giudice non sono stati, diciamo, le famiglie contrarie, perché erano due cartelli contrapposti. Il cartello dei De Stefano con tante altre famiglie che poi nominerò e il cartello dei Condello. I Lo Giudice si schierano a quel punto con i Condello, con il Supremo, con Pasquale Condello. Ci schieriamo con i Condello, io ero piccolissimo, e insieme ai Condello si iniziano a commettere dei reati di vendetta per questo omicidio di Salvatore Lo Giudice. Poi nel 90 è stato ucciso Giuseppe Lo Giudice a Roma, mio zio, il padre di Antonino Lo Giudice. Nel 91 si arriva a questa pace, i Lo Giudice escono dalla guerra, sembra una cosa inverosimile, ma è così, più forti di quando sono entrati in guerra. Siamo entrati in guerra perché è vero che ci sono stati morti, quindi quando c'era una guerra bastavo morto, quindi non era una vittoria, non c'era nessuno che vinceva se c'erano morti in famiglia, quindi abbiamo perso tutti, ma siamo usciti più forti dalla guerra perché c'è stato un certo consolidamento con i Condello. Antonino Lo Giudice, anche se da lì a poco va a finire in carcere, diciamo, diventa una persona fondamentale, di un'importanza fondamentale per Pasquale Condello e per tutti i Condello in generale. Poi viene arrestato, come ho detto già prima, e nel 93 il Lo Giudice, anche se il capo dei Lo Giudice era in carcere o il vertice dei Lo Giudice era in carcere, i Lo Giudice erano sempre potenti, perché i Lo Giudice potevano contare
su dei supporti di personaggi che erano al vertice, all'apice della 'Ndrangheta Reggina in quel periodo. Quindi parlando di Pasquale Condello, che poteva raggiungere qualsiasi meta, diciamo, qualsiasi cosa, dico che lo giudice potevano fare quello che era, che si poteva fare nei limiti e nelle regole che erano imposte dalla 'Ndrangheta, ma potevano svolgere le loro attività criminali in maniera, diciamo, in modo migliore e più forte di quanto c'è stato di durante la guerra. Quindi parliamo dei loro giudici che fanno un salto di qualità. Infatti noi, insieme diciamo, ai Condello, con il passare del tempo questo legame viene rafforzato, tanto che voglio dire, sia De Stefano, sia diciamo, i Libri, i Latella, Crucitti e tante altre famiglie di 'Ndrangheta, diciamo, che erano contrapposte ai loro giudici poi durante la guerra, come vi ho detto che noi ci siamo legati ai Condello, vedevano i loro giudici non più con tutti i morti che hanno avuto indeboliti, ma vedevano i loro giudici che addirittura si erano rafforzati con questi legami. E la posizione dei loro giudici, anche se mancavano i capi, il vertice della cosca loro giudici, era più forte di prima, degli anni precedenti. Senta, ci può dire sempre in quel periodo se lei conosceva e aveva rapporti con tale Giuseppe Calabrò? E per favore ci dica l'eventuale inquadramento 'ndranghetista del Calabrò in quel momento. Sì, diciamo, la mia conoscenza con Calabrò avviene proprio all'inizio del 1993. Il Calabrò era inserito in un quadro, diciamo, era molto vicino e molto legato, non, diciamo, affiliato, preciso, ai Latella Ficara, dove con i Latella Ficara, come ho detto già prima, eravamo contrapposti durante la guerra, e questo odio, diciamo, che covava dentro di noi, c'è rimasto sempre. Non è che nessuno si è dimenticato i morti, chi non ha fatto una rivisitazione o un cambiamento abbia potuto mai dimenticare i morti che ci sono stati. Quindi noi, lo giudice, odiavamo dentro di noi i Ficara Latella, e spiegherò anche più avanti le altre cose che si dovevano fare contro i Ficara Latella. Ora mi fermo a questo punto e vi dico che praticamente Calabrò Giuseppe era vicino a Vincenzo Ficara, un personaggio di spicco della cosca Latella. Per colpa di un disguido che c'è stato tra il fratello di Vincenzo Ficara, Pino Ficara, e il padre di Calabrò, Giacomo Calabrò, che era un appartatore di una certa importanza all'epoca, c'è stato un disguido su uno sbancamento, su un movimento terra, perché i Latella avevano una ditta, come tutte le altre consorterie di 'Ndrangheta, a propria disposizione, che nel proprio territorio, nel proprio locale, doveva gestire diciamo, le varie attività di spostamento, di diciamo, sistemazione dei terreni, costruzioni e via dicendo. Per un problema del genere, che il Giacomo Calabrò aveva fatto di testa sua perché aveva i mezzi per poter fare uno sbancamento e costruire un palazzo, c'è stato questo litigio tra Giuseppe Ficara e Giacomo Calabrò. Giuseppe Ficara, fratello di Vincenzo Ficara, se non ricordo male, ha alzato le mani a Giacomo Calabrò. Il figlio Giuseppe Calabrò, che vedeva sti Ficara Latella come i suoi idoli, ha visto la scena, essendo che lui fisicamente con le mani non era tanto capace, Giuseppe Calabrò, perché era esile, non aveva una certa forza e una certa imponenza, che cosa fa? Vedendo la scena del maltrattamento che ha subito il padre in camera, in cassa, e gli nasce un odio nei confronti delle persone che fino a un secondo prima aveva, diciamo, amato, aveva venerato, li vedeva come le migliori persone del mondo. Gli scatta quest'odio, l'amicizia con la mia famiglia avviene perché io nel frattempo vengo arrestato insieme al fratello Francesco Calabrò e a un altro ragazzo per un reato di tentata rapina all'inizio, proprio quello del 93 che vi ho detto già prima, che ho elencato già prima. Quindi dietro questo arresto nasce questo legame tra Francesco Calabrò e me e tra queste due famiglie, i Calabrò e i Villani lo giudice. Nasce nel senso che siccome c'è stato un problema, che Francesco Calabrò è rimasto ferito da una colluttazione avuta durante, che poi non era una rapina ma era un pestaggio che dovevamo fare a un tedesco, è rimasto ferito, e io dal mio punto di vista, di quello che ho potuto fare, di quello che sapevo di fare, ho cercato di curarlo, perché ha avuto delle ferite alla testa che poi, quando siamo stati arrestati, l'hanno dovuto portare all'ospedale e dargli dei punti di sutura. Va bene, senta. E questa cosa per la sua famiglia, voglio dire, è stata una cosa importante, no? È stato un avvicinamento, una specie di prova di bene che io ho avuto per il figlio. Comunque c'è stato questo legame, scatta questo legame.
Va bene, no, quindi questo, questo legame si crea con Calabro Giuseppe, giusto, signor Villani? Si crea anche con... Sì, sì. Allora, sì, sì. Intanto ci siamo avvicinati così ai tre attentati per i quali lei è stato condannato. Intanto, prima di fare domande specifiche, intanto una domanda generica. Lei li ha effettivamente commessi questi reati? Questi... Purtroppo assolutamente sì. Per questi reati è stato condannato anche Calabro Giuseppe, del quale le ho domandato per capire come si era creato il rapporto con lei e con la sua famiglia? L'ho condannato anche lui, sì. Sì. Allora, intanto può riferire ciò che ricorda in relazione al primo di questi attentati? Da un punto di vista cronologico, cominciamo in maniera ordinata ad esporre il suo ricordo sul primo di questi attentati, che per quello che abbiamo detto è tratto dal frasellario giudiziario. Da dicembre, il 2, la sera del 2 dicembre, se non ricordo male, o del 3, ma del 2 se non ricordo male, diciamo quando è successo il primo agguato ai carabinieri, perché fortunatamente i primi due carabinieri si sono salvati. Parliamo singolarmente intanto di questo agguato del 2 dicembre del 1993. Sì. Giorni prima Calabro mi disse che dovevamo fare un'azione di fuoco. Questa azione di fuoco piano piano mi spiegò che era contro i carabinieri, contro lo Stato. E era un agguato vero e proprio, perché i carabinieri dovevano essere uccisi. E grazie a Dio c'è stata poi, che spiegherò più avanti, l'esitazione, che si sono salvati. E allora io, per mettermi in mostra, diciamo, per far vedere le capacità che andavo crescendo, e le capacità di farli vedere a tutti quanti, alla mia famiglia e a tutti quanti, che ero io ho detto subito di sì. Anzi, ero anche contento di partecipare, poter partecipare a questa chiamata, questo battesimo del fuoco, diciamo, si diceva in questa maniera. Calabro ha organizzato tutto. Cosa, in questa prima occasione, lei ha detto, mi chiamò e mi disse, dobbiamo fare questa azione di sangue nei confronti dei carabinieri, contro i carabinieri, contro lo Stato. Riesce a ricordare ancor più nel particolare cosa le disse Calabro? Le parlò in generale di carabinieri e in generale di Stato? Le disse qualcos'altro? Le raccomandò qualcosa? Non so, cerchi di focalizzare il suo ricordo su questa prima volta in cui Calabro, prima del primo agguato, le dice e le chiede di partecipare a questo tipo di delitti. La prima volta. Sì, io ricordo che Calabro, quello che ricordo, perché sono passati tantissimi anni, ricordo che Calabro mi disse che, e mi fece capire che io non dovevo sapere chi aveva organizzato o aveva stabilito che si dovevano colpire i carabinieri e lo Stato. Mi fece capire che praticamente non dovevo fare domande, dovevo eseguire e basta. E mi fece capire che bisognava colpire lo Stato, perché era un periodo che diciamo era una cosa diretta a colpire lo Stato in maniera tale da impaurirlo, da intimorirlo, da creare una situazione di caos generale. Non è che era una cosa privata o una cosa personale, di quello che mi dicevo, di quello che mi ha fatto capire, mi ricordo. Intanto, quando le parlò di carabinieri, le disse soltanto carabinieri o specificò nomi, cognomi, reparti di appartenenza? Le disse bisogna colpire i carabinieri, le ha detto. Sì, sì, in generale io ricordo, in generale, i carabinieri, poi parlava dello Stato, questo io ricordo. Senta, cosa accadde dopo questo primo colloquio? Dopo questo primo colloquio accadde che lui doveva organizzare questo agguato. Però non mi diceva tutte le cose in una volta, perché noi ci siamo incontrati diverse volte. Veniva, mi diceva, mi metteva subito a corrente di quello che si doveva fare, e poi ci incontravamo altre volte. A un certo punto mi disse che doveva essere una cosa che non dovevano risultare delle prove o delle tracce di quello che avveniva. Mi disse che tutto quello che sarebbe avvenuto, era le armi che lui metteva a disposizione, che noi avevamo a disposizione, erano per quell'azione, per quella situazione, per quell'agguato, era un M12 e un fucile calibro 12 Beretta caricato a pallettoni.
Mi spiegò che praticamente lui, per quello che mi fece capire, è come se lui sapesse, diciamo, gli spostamenti delle varie gazzelle che avvenivano dal tratto di Ravagnese Saracinello andando verso Pellaro, che ci sono due semafori, e viceversa. Siccome di lì, in quel periodo avevano fatto la statale, l'avevano ripassata e l'avevano fatto come una tangenziale a doppia corsia, sia per il tratto verso nord che per il tratto verso sud. Quindi lui ha scelto quel posto perché era un posto dove non si vedeva quello che avveniva, era un posto molto sicuro e potevamo scappare anche, diciamo, in una maniera, diciamo, di renderci subito, di portarci sulla sicurezza di questa fuga, cioè scomparivamo, difficilmente ci prendevano in tutti i sensi, e lui stava studiando tutte queste cose che poi bisognava mettere in pratica. E la cosa che mi colpì è che praticamente lui non si voleva rivolgere, io parlo di lui perché io con lui parlavo, non si è voluto rivolgere a nessun ladro di macchine, da noi a nessuno zingaro per farci portare una macchina. Lui voleva fare tutte le cose per non lasciare nessuna traccia. E praticamente cosa pensa? Pensa che siccome noi avevamo in famiglia una macchina, praticamente che era insospettabile, era una regata. E questa era una macchina insospettabile. Lui che cosa pensa? Di fare questa situazione, di fare questo agguato con questa macchina pulita, che era appartenente alla mia famiglia, ma una macchina pulitissima e insospettabile. E poi l'ora che era, non era una macchina in vista, a parte tutto che lui faceva dei giri di ricognizione per vedere se c'erano anche delle telecamere in zone, ed erano, invece era una strada che non lasciava traccia, all'epoca non c'era questa videosorveglianza assolutamente. Comunque ha visto tutto, lui era andato sul sicuro, tanto che dice: rubiamo due targhe e cambiamo le targhe originali e gli montiamo le due targhe, così se qualcuno dovrebbe prendere il numero di targa non risale alla macchina. Questi sono stati i preparativi che lui nelle varie fasi, delle volte che ci vedevamo prima di mettere in atto purtroppo questo primo agguato, vi spiegò. Partimmo, poi arrivò il giorno dell'agguato e praticamente non è che aveva un luogo di precisione o un appuntamento o una... lui aveva un tratto di strada dove mi diceva che in questo tratto di strada che va da Ravagnese a Pellaro nella zona sud di Reggio Calabria avremmo incrociato una gazzella dei carabinieri e avrebbe fatto fuoco e avremmo ammazzato questi due carabinieri. Però lui non parlava di due carabinieri che si chiamavano o due carabinieri che avevano sbagliato con lui o due carabinieri che avevano fatto, no, parlava in generale di carabinieri. Ed effettivamente in un giro del genere che poi ho fatto anche io insieme a lui da Saracinello Ravagnese a Pellaro, arrivavamo al semaforo di Pellaro, giravamo e tornavamo insieme, facevamo quella strada andando in cerca della gazzella, in quell'orario di una gazzella dei carabinieri, in quell'orario non è che c'era un controllo chissà come. Che orario era? Scusi, non l'ho detto. Erano male dalle 10:30 alle 11 in poi. 10:30 alle 11 in poi, non era una zona così all'epoca adatta a, diciamo, traffico. Era una zona che... Di mattina o di sera, mi scusi? Di sera, anche forse pure qualche mezz'oretta più tardi, se non ricordo male. Comunque, purtroppo, io portavo la macchina e Calabro era seduto a fianco. L'agguato doveva andare, che Calabro non doveva sparare con l'M12, Calabro doveva sparare con il fucile, con il calibro 12, perché come arma Calabro diceva, ed effettivamente era vero, era molto più potente dell'M12. 5 colpi di caricata a pallettoni fanno un danno che un M12 non lo fa. E allora lui mi spiegò tutte queste cose, ci siamo messi, stavamo per ritornare da Pellaro verso Ravagnese Saracinello e vediamo una gazzella dei carabinieri. Questa gazzella dei carabinieri, cosa succede? Che appena l'abbiamo vista era davanti a noi, noi eravamo dietro, dice: eccoli qua, ora tu che cosa fai? Dice: affianca di più che puoi, fai quasi toccare lo specchietto della nostra macchina con lo specchietto della sua macchina, che io, dici, li sparo e ce ne andiamo. Questo io l'ho fatto, però lui quando eravamo a fianco ha avuto un attimo di esitazione, quest'attimo di esitazione ha salvato i due carabinieri. Perché ha salvato i due carabinieri? Perché i carabinieri se ne sono accorti che c'era qualcosa, non hanno, penso, visto l'arma, perché era pure buio, ma di qualcosa se ne sono accorti. Prontamente, istintivamente frenano, noi passiamo avanti, loro che cosa fanno? Si mettono a una distanza, diciamo, di sicurezza, però iniziano a inseguirci, si avvicinano e mi ricordo che con il faro
con le sirene, ci intimavano di fermarci. Passati il sottopasso della nuova statale che avevano costruito, ci siamo ritrovati prima del campo, del campetto di calcio di Saracinello, che era un campetto di calcio vicino alla Fiumara, dove c'era una rientranza che ci favoriva, perché noi a quel punto avevamo perso l'attimo di poter fare la guardia. Avevamo messo, sulla difensiva due carabinieri armati, e giustamente ora poi ci trovavamo neanche alla pari, ma da un certo punto di vista ci siamo trovati al contrario. Comunque i carabinieri ci vengono dietro, si avvicinano tanto, Calabro cosa fa? Mi dice, entra dentro questa rientranza, che c'era l'entrata e l'uscita, che poi si entrava dalla statale e si usciva di nuovo sulla statale. Io cosa faccio? Entro, faccio finta che rallento, che così che i carabinieri capiscono che mi sto per fermare. Loro arrivano dietro, si rallentano un pochettino anche loro. No, io che faccio? Prendo e riparto di nuovo, mi metto sulla statale, i carabinieri di nuovo di dietro. Calabro si espone dal finestrino del lato passeggeri e non spara più con l'M12, inizia a sparare delle raffiche, non spara più con il calibro 12, con il fucile, inizia a sparare delle raffiche di M12, appena vede i carabinieri che si avvicinano dietro il paraurti della macchina nostra e c'entra, non finirò mai di dimenticarmi purtroppo, il parabrezzi della macchina dei carabinieri, perché me lo dice lui stesso, dice oggi sicuramente li ho feriti o qualcuno di loro, può essere che mi abbia ammazzato qualcuno. I carabinieri, ricordo, che rispondono a fuoco e ci sparano, ma non ci feriscono, non ci prendono. Scappiamo, i carabinieri per timore, quando hanno visto quel volume di fuoco, per non fare un conflitto a fuoco, in quelle condizioni si bloccano, si fermano, perché Calabro mi diceva che si vedeva saltare i parabrezzi, quindi noi eravamo sicuri di averli colpiti. Scappiamo, entriamo dall'entrata di Saracinello, dove attraverso delle stradine andiamo a finire proprio vicino questo campetto, vicino questa fiumara, per riuscire poi a vedere quello che dovevamo fare con la macchina. Calabro cosa fa? Arrivati in questa fiumara dice lasciami la macchina, che me la vedo io della macchina, e prendi le armi e portati le armi. E effettivamente mi prendo le armi, le M12 e il calibro 12, e me lo porto e lo lascio lascio queste armi nel garage della casa di Calabro, nascosto in un posto nel garage, fino a che lui arrivasse. Calabro cosa fa? A me non mi dice niente, brucia la macchina, perché avevamo anche era preparato, aveva anche della benzina nella macchina per dire se va qualcosa male siamo preparati, bruciamo anche la macchina. E poi, essendo che tuo padre della macchina non sa nulla, gli facciamo fare la denuncia, tipo che la macchina se la sono rubati. E infatti io cosa faccio? Scendo, vado, torno a casa come se nulla fosse, senza nessun problema, come se nulla fosse, tutto a posto. Senta, la mattina si alza mio padre, giustamente guardando gli altri mezzi che c'erano sotto, vede che c'era la mancanza di questa macchina. Dice, ma la macchina dov'è? Ma chi l'ha presa? Chi l'ha vista? Ma dov'è andata a finire? Intanto i carabinieri ritrovano la macchina, però non riescono a risalire in un primo momento di chi era la macchina. La macchina è andata distrutta. E mio padre cosa fa? Essendo nella mentalità nostra, diciamo, e anche che lui certe volte capiva che essendo un cognato dei lo giudice, se poteva andare a domandare in qualche posto gli sarebbe anche avuto qualche risposta, diciamo, di rispetto e di cortesia per un fatto del genere. Infatti lui pensava che la macchina gli era stata rubata, ma la macchina non gli era stata rubata, e si rivolge tramite un amico nostro che all'epoca era anche un appartenente, era vicino a noi, Consolato Cilione, si rivolge a lui per andare dagli zingari per vedere se questa macchina l'avevano rubata loro per tornare la macchina indietro. Senta, signor Villani, ma, signor Villani, perché evidentemente ascolti i dettagli, poi sì. Noi possiamo anche... Mi ascolti un attimo, signor Villani, noi per quanto riguarda i dettagli esecutivi, proprio nel dettaglio, poi produrremo la sentenza definitiva. Qui ci interessa molto capire soprattutto la strategia, le cause di questi agguati. Quindi segua cortesemente le mie domande, non si diffonda sui particolari proprio, già questa esecuzione per fortuna non riuscita l'ha raccontata, quindi voi avete sparato alla, se non ho capito male, alla prima gazzella che avete visto quando eravate usciti in perlustrazione, giusto? Sì, alla prima gazzella. In quel momento sapevate chi c'era a bordo della gazzella, a quale reparto appartenesse la gazzella, o avete sparato alla prima macchina dei carabinieri che avete visto? Non sapevamo nulla.
non da dove veniva, da dove arrivava. Sapevamo che stava andando verso Riccio perché la direzione era quella, ma non sapevamo altro. Va bene. Senta, andiamo, quindi questo avviene, abbiamo stabilito, il 2 dicembre del 1993. Poi lei è stato condannato assieme a Calabrò e già ha detto che lei effettivamente ha commesso questo duplice omicidio e anche il Calabrò. Per il duplice omicidio del 18 gennaio del 94, degli appuntati del nucleo radiomobile della compagnia di Palmi, quindi nucleo radiomobile, Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, 18 gennaio 1994. Allora, per favore, spieghi alla Corte come si prepara questo secondo attentato, cioè chi le dice che dovete agire, che cosa le viene detto, che discorsi fate dopo il fallimento del primo attentato con Giuseppe Calabrò ed eventualmente anche con altri, in preparazione di questo secondo agguato, quello in cui si verificò l'omicidio, il duplice omicidio dei poveri appuntati Fava e Garofalo. Quello che io ho potuto capire, mi sembrava che Calabrò, diciamo, era rimasto malissimo, perché io ero indifferente. Era rimasto malissimo perché di quello che io ho potuto capire è come se fosse stato rimproverato, come se avesse messo in dubbio le proprie capacità. Quindi il secondo agguato, purtroppo, dell'omicidio viene preparato nei minimi particolari da Calabrò, perché non dovevamo fallire in modo più assoluto, se no, se fallivamo era una cosa bruttissima completamente. Mi viene a dire che praticamente lui si stava organizzando per colpire i carabinieri fuori da Reggio Calabria. Perché? Perché dice: uno li abbiamo colpiti a Reggio, ora li colpiamo fuori, così li disorientiamo, non gli facciamo capire esattamente da dove sta arrivando questo colpo diretto, perché qua ci sono un sacco di famiglie, un sacco di cose, quindi non si riesce a capire. Per me, comunque, mi propone di andare... Mi scusi, quanto tempo prima rispetto al 18 gennaio, cioè rispetto alla data in cui poi avete fatto materialmente l'agguato, comincia questa fase in cui Calabrò torna alla carica con lei e le dice: dobbiamo colpire carabinieri fuori dal Reggio Calabria? Quanto tempo prima? Ma stiamo parlando che Calabrò lo fa dopo un po' di giorni dell'agguato mancato a Reggio Calabria. Sì. Eravamo nel mese di dicembre, se non ricordo male, alla fine, non ricordo esattamente, quando inizia a parlarmi di nuovo di quello che si doveva fare. Cosa le dice? Anche questa volta le parla genericamente di carabinieri? Cosa le dice? Sì, mi dice che praticamente lui ha trovato un posto dove non c'è bisogno che andiamo girando più di tanto e che non si può sbagliare. Lui nei suoi giri di ricognizione questo posto lo trova dove c'è la piazzola panoramica sulla corsia sud dell'autostrada del Sole, tra lo svincolo di Bagnara e Scilla. C'è una piazzuola panoramica dove si vede pure l'inizio della Sicilia, dove si fermavano i turisti. In questa piazzuola panoramica facevano le ricognizioni sia i poliziotti a volte e sia i carabinieri all'interno. E allora lui dice: noi prendiamo una macchina, andiamo fino a lì, ci fermiamo là dentro, li aspettiamo là dentro, parliamo dei carabinieri. Appena arrivano, che solitamente si fermano con qualche altra pattuglia, con qualche altro, facciamo l'agguato e ce ne andiamo. La macchina la rubiamo insieme questa volta. Andiamo a Melito Porto Salvo in cerca di rubare la macchina, perché non si doveva sapere sta macchina da dove partiva, da dove arrivava, non si doveva sapere nulla. Per sfortuna nostra, vediamo che un ragazzo scende da una macchina nella zona di Melito Porto Salvo, lascia le chiavi avesse dentro la macchina, e scende al bar per prendersi un caffè sicuramente, e lascia le chiavi attaccate alla macchina, al quadro. Subito Calabrò lo vede, dice: tu portati questa macchina che io mi porto quella. E rubiamo un Astra Opel GSI 16 valvole, di colore azzurro. Perché dovevamo prendere una macchina di grossa, cioè una macchina che andava veloce, una macchina che ci serviva per fare le cose in una certa maniera. Rubiamo questa macchina targata a Brescia, la portiamo nel garage di Calabrò e la lasciamo là fino a quando ha deciso che dovevamo andare a fare questo agguato. Mi scusi, quanto tempo prima rispetto al giorno poi dell'agguato, rispetto al 18 gennaio, voi rubate la macchina? Esattamente quanti giorni prima non ricordo esattamente, ma se non ricordo male dopo Natale, dopo le feste è stato, se non ricordo male, non mi vorrei sbagliare. E praticamente
prepara le armi. E quali erano le armi che avete preparato? Ed erano sempre un M12 e il fucile calibro 12. Erano le stesse armi che erano state utilizzate nel fallito agguato del 2 dicembre? Esattamente le stesse armi. Voglio precisare che noi avevamo una grande disponibilità di armi, ma non ho capito mai perché il calibro si è fissato all'epoca ad usare le stesse armi. E praticamente partiamo da Reggio Calabria, ci mettiamo sull'autostrada perché voglio precisare che la casa di Calabro, anche casa mia, era vicino allo svincolo della tangenziale di Reggio Calabria. Partiamo, ci fermiamo all'area di servizio di Villa San Giovanni, facciamo benzina e andiamo all'uscita di Bagnara Calabria. All'uscita di Bagnara Calabria facciamo l'inversione all'uscita e ritorniamo sulla corsia sud. Ritorniamo sulla corsia sud e ce ne andiamo e ci fermiamo nella piazzuola panoramica che ho descritto prima. Non ricordo esattamente quanto tempo è passato, ma da lì a poco Calabro se ne accorge che stava transitando una gazzella dei carabinieri. Appena l'abbiamo vista, dice: partiamo, mettiti dietro, dici. E questa volta non gli voleva fare capire nulla, no? Mi scusi, stava transitando una gazzella dei carabinieri, voi eravate fermi nella piazzola. Sì. Questa gazzella dei carabinieri è entrata, è assostato nella piazzola o stava transitando lungo la strada? Stava transitando lungo l'autostrada, siccome la piazzola è a fianco dell'autostrada, non l'abbiamo vista e gli siamo andati dietro. Sì. Gli siamo andati dietro e praticamente abbiamo fatto un po' di chilometri prima di affiancare, io guidavo e Calabro era sul lato passeggero, prima di affiancare la macchina dei carabinieri abbiamo fatto, non ricordo esattamente, ma un po' di chilometri. Prima dello svincolo di Scilla, alcuni chilometri prima, siamo usciti dall'ultima galleria. Il Calabro mi disse: accelera, affiancati, mettiti stretto, come mi aveva detto la prima volta, fai toccare lo specchietto con il suo specchietto. Arrivato a un certo punto mi mette a fianco, Calabro si siede in una certa maniera sul lato passeggeri di questa macchina e inizia a sparare contro i due carabinieri. Inizia a sparare contro i due carabinieri, me ne accorgo che la situazione questa volta è diversa, perché purtroppo non voglio scendere, dottore, però nei particolari se posso, lo devo scendere per forza. No, intanto no, i particolari le ho già detto poco fa, non ci interessano, non interessano questo processo, però dico, quindi sono stati esplosi questi colpi di arma da fuoco dopo un inseguimento in autostrada, sì. se non ho capito sì. male. Sì. E vi siete accorti che stavolta i carabinieri erano morti? Sì, perché ci sono state delle grida, addirittura Calabro mi disse che il carabiniere, quello che era al lato guida della macchina, è morto subito, e l'altro carabiniere che era sul lato passeggeri, mi ricordo che mi disse che cercava di usarlo come scudo, e che ancora era vivo, perché Calabro, se non ricordo male, sparava non a raffica continua, ma ad intermittenza, se non ricordo male. E finito l'agguato, la macchina inizia a rallentare, si ferma, e mi ricordo che noi andavamo piano, quando io ho rallentato, cioè l'ho superato perché la macchina ha iniziato a perdere velocità, e abbiamo visto che la macchina ha sbattuto sul lato destro contro il guardrail. Da lì abbiamo capito che sicuramente uno era morto e sicuramente pure l'altro, perché poi non si sentiva più niente, non si vedeva più niente, e mi sono messo al volante, ho iniziato con massima è spericolato, no? Perché ho abbassato l'acceleratore, quella macchina faceva 220-230. Ricordo che Calabro mi disse che ci avevamo messo qualche 5-6 minuti, 7 minuti per arrivare a Reggio Calabria. Stiamo parlando di una distanza di più di 20 km, 25 km da Reggio Calabria. Quindi con la macchina andavamo come dei pazzi. Andavo con quella macchina, mi avvicinavo anche ai paraurti di altre macchine mentre camminavo sull'autostrada. C'è un macello. E siamo giunti, dove c'era il nostro tirassegno, perché noi avevamo una zona in collina dove provavamo le armi, facevamo il tirassegno. Portiamo questa macchina lì, la benzina ce l'aveva già dietro, e prendo le armi, Calabro brucia la macchina e ce ne scendiamo. Gli lascio le armi, perché abbiamo fatto un salto a piedi, venendo da una fiumarella che c'era lì vicino, arriviamo a casa. Il particolare che ricordo esattamente è che dopo io sono arrivato giunto a casa, perché era vicino casa di Calabro, mi sono fatto una doccia, cioè sono rimasto lì ad aspettare, a capire, a vedere quello che era capitato, che era successo, no? Purtroppo a dirlo, ad esultare, che poi iniziavano a parlare
tutte le televisioni, tutte le cose che... Questo ricordo. Senta, vorrei capire una cosa. Lei ha detto che nei giorni antecedenti Calabrò le disse che in quella piazzola di sosta era abituale che si fermassero pattuglie dei carabinieri e della polizia. Ha anche detto che anche stavolta Calabrò le disse che bisognava sparare contro i carabinieri, è vero? Sì, sì. Ma mi dica una cosa, se lei lo sa, se poi ne ha parlato, se ne avete parlato in quel frangente, visto che, diciamo, era un'abitudine delle pattuglie dei carabinieri ogni tanto fermarsi in quella piazzola di sosta, perché invece questa volta, invece di aspettare lì e colpire i carabinieri quando si fossero fermati, alla prima gazzella dei carabinieri che è passata vi siete posti all'inseguimento e avete fatto l'agguato nella maniera che ci ha raccontato? C'era un motivo particolare, non so, una fretta particolare, qualcosa che diciamo vi ha indotto a non aspettare che il momento propizio per colpire lì nella piazzola? Quello che sicuramente eravamo con una macchina rubata, eravamo con delle armi a bordo e erano anche delle armi diciamo già utilizzate, quindi un certo riguardo lo mettevamo, nel senso che se arrivavano, come mi disse Calabrò, noi infatti la macchina io non l'ho spenta per niente, la macchina era accesa perché doveva essere un'azione diciamo velocissima. Se arrivavano a fare delle ricognizioni, i carabinieri appena arrivavano non gli dovevamo dare il tempo di potersi diciamo difendere. Quindi appena Calabrò e io abbiamo visto questa gazzella che passava, quello che ho capito io di Calabrò si è sentito pure da un certo punto di vista diciamo più sollevato, perché l'azione era pure più facile da fare. Quindi quando siete usciti avevate comunque in testa di farlo necessariamente quel giorno, se non ho capito male? Assolutamente sì, noi no, quello che mi diceva Calabrò, dice guarda, non spegnere la macchina, non torniamo mai indietro se non prima facciamo diciamo quello che dobbiamo fare. Perché lui era sicuro che da lì a poco passavano, da lì a poco si fermavano. Lui, dottore, a me non me l'ha mai riferito, ma lui era come se sapeva i movimenti, diciamo, in generale o del territorio in una certa maniera, anche se non con la certezza, non con precisione, di queste pattuglie dei carabinieri. Senta, prima di fare tutte le domande su ulteriori, su motivazioni e quant'altro, rivendicazioni e quant'altro, andiamo al terzo attentato. Ricorda dove è avvenuto? Purtroppo sì, è avvenuto sulla statale 106, vicino allo svincolo, questa volta andando verso Pellaro, il Ravagnese Saracinello, vicino alla stessa zona dove era avvenuto il primo agguato. Però, ma tra il secondo e il terzo... Tra il secondo e il terzo agguato, posto sì. Che il secondo agguato tra l'altro era dal punto di vista criminale purtroppo riuscito, erano morti i due carabinieri, tra il secondo e il terzo agguato e in preparazione del terzo avete ulteriori interlocuzioni con il Calabrò, eventualmente con altri? Calabrò, cosa le dice Calabrò per preparare il terzo agguato? Il terzo agguato Calabrò lo prepara insieme a me, nel senso che a livello di discorsi mi diceva che voleva fare il terzo agguato sulla piazzuola davanti alla concessionaria della Citroën, dove spesse volte i carabinieri facevano dei posti di blocco, essendo che la sua casa si trovava a 200 metri, penso, a linea d'aria dal luogo, veniva facile sia per andare e sia come luogo di fuga, perché andavamo a piedi dai giardini utilizzando... Sì. Aspetti, signor Villani, non le voglio chiedere intanto cosa le disse sul perché ha scelto il luogo, ma intanto cosa le dice, uccidete i due carabinieri, che cosa le dice, bisogna fare un altro agguato a chi? Ai carabinieri. Sempre utilizzando la parola carabinieri senza nessun tipo di ulteriore specificazione? Ma se non ricordo male, no, sempre ai carabinieri, perché lì... Anche si fermava la polizia a fare dei posti di blocco, ma lui parlava sempre ed esclusivamente dei carabinieri. Cerchi di ricordare quello
su cui concentro la sua attenzione con questa domanda. L'agguato avviene il, se non ricordo male, almeno dalla sentenza che abbiamo citato, il 2 febbraio. Il 2 febbraio del 94. Sì. Quanto tempo prima, il 18 gennaio, erano stati uccisi Fava e Garofalo, i carabinieri Fava e Garofalo? Sì. Quanto tempo dopo il 18 gennaio e prima del 2 febbraio Calabrò le dice dobbiamo fare un terzo agguato ai carabinieri? Subito dopo il funerale. Mi dica. Diciamo che se quello che ricordo, diciamo in generale, dottore, perché sono passati tanti anni, sì, e potrei sbagliarmi su qualche piccolo riferimento, nel senso che qualche ora in più, ora in meno, se non ricordo male, subito dopo i funerali dei due carabinieri iniziò a parlarmi, perché prima, voglio dire, lei ce l'ha scritto sulle mie dichiarazioni là davanti, sicuramente ci sono stati dei festeggiamenti, io l'ho spiegato tutte queste cose qua. Poi inizia Calabro di nuovo a dirmi che dovevamo uccidere ancora dei carabinieri dopo quelli morti già il 18 gennaio. Mi scusi, ma in questo frangente, anche questa terza volta, lei aveva già detto che la prima volta aveva parlato di bisognava uccidere i carabinieri, attaccare i carabinieri e lo Stato. Ora io dico, anche in preparazione del secondo e del terzo agguato, lei non chiede mai, non parlate mai di dire ma perché un altro attentato ai carabinieri? Ma perché sono appena morti due carabinieri? Perché dobbiamo fare un terzo agguato? Cioè, in quel momento, tra di voi, parlate... Lei, per esempio, ha saputo, ha capito, e se eventualmente si è capito, se ci dice gli elementi di fatto, se a Calabrò queste cose venivano sollecitate da altri o se era una sua spontanea iniziativa? Spontanea iniziativa sua io la escludo categoricamente, perché lui non si poteva permettere, in modo più assoluto, di poter fare delle situazioni del genere o delle azioni del genere, perché se no sarebbe stato ucciso immediatamente dalle altre famiglie, voglio dire, dalle altre cosche. E niente meno, lui aveva una capacità, una posizione criminale di permettersi il lusso di poter fare delle situazioni così grandi all'insaputa di tutti. No, questo lo escludo categoricamente, perché di come mi parlava, di come mi organizzava, mi faceva capire che lui era gestito. Però lei lo sa che la 'Ndrangheta fino a tempo fa era un'organizzazione segretissima, che domande non se ne potevano fare, non se ne fanno. Quindi io mi attenevo, essendo un giovane 'ndranghetista, alle regole che a me mi venivano impartite e insegnati, o mi erano stati già insegnati dagli altri 'ndranghetisti, dai miei familiari. Quindi se lui mi dice non ti posso dire niente, non ti posso dire qua, non ti posso dire là, io non domandavo più. Anzi, vi dico la verità, anch'io ero convinto che quello che stavo facendo, purtroppo, in quell'età, era anche una cosa bella, anche una cosa giusta, dottore. Da che cosa, da quali elementi di fatto, se ce ne sono, lei aveva capito che Calabrò fosse gestito in questa situazione? Ma elementi di fatto è che Calabrò non è che poi non ha parlato, perché Calabrò, per esempio, davanti al suo fratello Francesco Calabrò, quando ci sono stati i festeggiamenti del, purtroppo, scusate se lo ripeto sempre, degli omicidi, c'era anche il fratello che ha festeggiato con noi, Francesco Calabrò, voglio dire. Noi non ci dimentichiamo.